Buonasera. Allora, il progetto di azionariato popolare del Manchester è conosciuto in Europa come il vero progetto. Sì, che, cioè, il vero e unico progetto di azionariato popolare. Perché siete partiti dalla terza categoria per arrivare in Serie A. Attraverso una relazione realmente partecipativa con i supporter del Manchester. E quindi volevo appunto se lei poteva brevemente raccontarmi un po' il vostro progetto e come siete riusciti a costruirlo. Can we just stop 1 minute? Are you talking about this project? The project, yes, in Manchester. Is this FC United? Okay. Okay, I'm not here to talk about FC United, but okay. FC United was founded by supporters of Manchester United who were disillusioned with the modern football, with the way football is run, that fans have no influence in the game, and when Malcolm Glazer, American billionaire, bought Manchester United and put the debts, he didn't have the money, so he borrowed money and he put the debt onto the club, so the club had to pay for its own takeover. That was the last straw for many supporters, so we decided to form our own club. Il club è stato fondato dai fan del Manchester, il club del Manchester United, perché quando un miliardario americano comprò la squadra arrivò poi a indebitarsi e quindi la situazione non era più tollerabile. Motivo per cui i fan si sono organizzati ed hanno deciso di entrare economicamente proprio all'interno del club. Si può definire appunto questo esperimento un'apertura di uno spazio di democrazia che passa attraverso la riappropriazione magari di una propria squadra, ma che potrebbe essere un modello estendibile anche su altri ambiti che riguardano la nostra società? Can we consider that as an example of democracy which can be extended to other sports, other parts of society? Yes, I think so, because we have about 3,200 members, and each member has one vote. So it doesn't matter how much money you have and how much money you want to give to the club, we have one vote. And we try to have as many decisions taken by the members as possible. For example, we voted for the name of the club, we voted for the badge on the shirt, we vote whether we want sponsors on the shirt, we choose the shirts ourselves. There are lots of decisions that are taken by the members, so it's our club and our rules. Yeah, and nobody can come and say, here is £100,000 and I want 50 votes. Or, yeah. Allora, la cosa interessante è che hanno più di 3.200 di partecipanti nel trust e indipendentemente da quanto ognuno versa economicamente hanno tutti un voto, quindi ognuno vota e il proprio voto è importante tanto quanto quello di chi investe di più. Prendono decisioni in ambiti diversi come scegliere il nome della squadra, il badge sulla maglia, il tipo di maglia, se vogliono lo sponsor nella maglia, decisioni insomma di vario genere e ognuno ha la sua importanza indipendentemente da quanto versa, ognuno ha un voto. Grazie.